I condensatori sono accumulatori di cariche elettriche. Rispetto a una normale batteria, la quantità di carica è scarsa, ma la carta vincente è l'estrema velocità di carica e di scarica. Abbiamo visto diverse caratteristiche del condensatore in un altro mio video. Questa volta analizziamo la funzione di livellamento. Per spiegare questa funzione, facciamo riferimento a un classico semplice piccolo alimentatore per circuiti elettronici. Supponiamo di avere un circuito elettronico da alimentare in bassa tensione continua. Abbiamo a disposizione, ovviamente, una presa di corrente con 230 volt alternati. Banalmente, se alimentassimo il circuito direttamente dalla presa, aggiungiamo, quindi, un trasformatore, che abbassa la tensione al valore adeguato. Però con il solo trasformatore, rimaniamo sempre in regime alternato, e non è ancora possibile alimentare il circuito. Un ponte raddrizzatore ribalta la semionda negativa della tensione sinusoidale fornita dal trasformatore, e arriviamo a una tensione pulsante. È un passo avanti verso una tensione continua, perché ora la corrente scorre solo in un verso, ma questa è ancora estremamente variabile. Arriviamo finalmente al nostro condensatore, e alla sua capacità di caricarsi velocemente. Lo inseriamo tra il ponte raddrizzatore e il circuito da alimentare. Poiché il condensatore è collegato all'ingresso di alimentazione del circuito elettronico, quest'ultimo riceverà la stessa tensione, presente ai capi del condensatore. Vediamo in rosso la tensione pulsante presente all'uscita del circuito raddrizzatore. Vedremo in giallo quella presente ai capi del condensatore, cioè quella che alimenta il circuito elettronico. Partiamo dal punto A. La tensione aumenta, per raggiungere il valore di picco B. Il condensatore si carica velocemente allo stesso valore di tensione, accumulando una certa quantità di carica elettrica. Quindi la tensione decresce rapidamente, fino al punto C. Il condensatore però, grazie alla carica accumulata, riesce mediante scarica ad alimentare il circuito, con una tensione che decresce più lentamente, fino al punto D. E con le semionde di tensione successive, il meccanismo si ripete. In definitiva, grazie alla presenza del condensatore, il circuito non viene alimentato da una tensione pulsante, ma da una tensione ondulata. Non abbiamo una perfetta tensione continua, che sarebbe rappresentata da una linea retta, ma ci siamo avvicinati molto, considerando la tensione alternata di partenza. Questa ondulazione residua viene chiamata ripple e può risultare più o meno accentuata. Se il condensatore possiede una capacità maggiore o il circuito assorbe meno corrente, la scarica sarà minore e anche l'ondulazione sarà minore. Se il condensatore possiede una capacità più piccola o il circuito assorbe più corrente, la scarica sarà maggiore e anche l'ondulazione sarà maggiore. Riepilogando, abbiamo un trasformatore che abbassa la tensione lasciandola alternata, un ponte raddrizzatore che porta la tensione da alternata a pulsante, e un condensatore che ci permette di ottenere una tensione ondulata. Rivediamo la foto del piccolo alimentatore. Possiamo notare il trasformatore, il ponte raddrizzatore con i suoi quattro diodi, e infine il condensatore di livellamento. Per una qualità superiore, è possibile aggiungere uno stabilizzatore di tensione, in modo da ottenere un alimentatore stabilizzato.